E non bentornati nel mio canale o benvenuti nel mio canale Io sono Valuccia Sims e oggi siamo di nuovo qui ragazzi con un nuovo episodio della nostra famiglia Cher Gallagher E i nostri ragazzi come vi avevo già anticipato nello scorso episodio sono finalmente riusciti a uscire per una cenetta Ragazzi, barra spuntino, perché visto l'orario non è che potranno stare così tanto tempo fuori, ma io ho immaginato appunto che: um, cioè, ho volontariamente aspettato un po', ragazzi, questo orario anche per sistemarlo, insomma, rimetterli un pochino in sesto. Perché ho immaginato, ragazzi, che fino all'ultimo um, si sia stata un po' indecisa su lasciare da sola l'aria che è così piccolina al momento. Però Arvile ha detto: guarda, cioè. non che servono quattro figli, se no sono adolescenti, su, e quindi ragazzi, eh, insomma è riuscita a convincerla, e adesso Poi, loro sono no, qua, sono qua in questo lotto, ragazzi, io, purtroppo questa volta non posso mostrarvi, ehm, non posso dare diciamo i meriti a chi di dovere, so solo che si chiama il New Crest Dining Yard Club, non sono riuscita a trovarlo nella mia biblioteca, né tantomeno ragazzi in galleria, quindi purtroppo non so dirvi chi l'ha creato, ma ringrazio, Assolutamente il creatore del lotto perché è veramente molto carino e ora ve lo mostrerò. Volevo un lotto, ragazzi, non volevo il ristorante di lusso, volevo una cosa molto semplice, ehm, molto particolare, anche perché immagino: ecco, vi basti per guardare lo chef. Perché ehm, immagino che Arve abbia voluto portare l'inetto in un posticino che comunque. Mm, a lei, insomma, ragazzi, piace. O oh, mi hai portato qui, ho ne ho sentito parlare di questo posto. Sono curiosissima e lui, eh, beh, ho prenotato anche un tavolo. Speriamo faranno degli ottimi tre mezzi nel formaggio grigliato, va bene. Mentre Arvi chiede un tavolo, ragazzi, io vi mostro questo luogo, che è a dir poco spettacolare. Un casino della matresca, infatti ora io spero ragazzi non ci sarà troppa confusione, però guardate quanto è bello, allora qui ci sono tutte bancarelle, diciamo, qui dei tavolini, tutto poi molto colorato, sapete che io amo molto questo stile molto ecco, colorato, no? Particolare, e anche da questa parte ragazzi si passa qui sotto dove c'è la possibilità appunto di eh, disegnare dei graffiti, disegnare dei murali, insomma, dei murali, scusi. Ragazzi, per dare sfogo alla propria creatività, qui, ragazzi, sembra anche un po' tutto, vedete, un po' abbandonato, no? E è, diciamo, una sorta di: eccoli qua, i miei nemici giurati, ragazzi. I miei nemici giurati, la musica. Cioè, io capisco che serva, ma. Dove posso, ragazzi, cerco di levare perché altrimenti io divento sorda. Non, non, cioè proprio non è tanto perché poi ti bloccano il video, è proprio perché non le leggo io. E quindi, qua fuori, vedete, sembra tutto un po', dicevo, uno stile abbandonato, no? Quando in realtà, invece, ragazzi, come potete constatare da questa postazione qui, c'è in realtà un ristorante qua dentro. Che ora andremo a vedere, molto particolare, eh, ragazzi, però. Qualcosa c'è, quindi vuoi essere romantico, perfetto. Tu che vuoi fare? Prenditi un giorno di vacanza, ha iniziato ora a lavorare nel lavoro nuovo. Figuriamoci se ti prenderesti mai un giorno di vacanza e critica qualcosa. Ok, perché sei snob, effettivamente questo ci sta. Seguiamo la tipa che mi sembra di aver capito, ragazzi, non abbia le scarpe. Se è a due piani poi vi mostrerò anche. Non hai le scarpe, tesoro? Va bene, ok. Evidentemente, chi ha scelto l'outfit se ne è dimenticato. E ragazzi, vediamo dove ci condurrà. Io ho scelto un tavolo un po' più isolato. Andiamo da questa parte. Vedete divani, eh, l'angolo, diciamo anche per giocare. Sentite quanta musica c'è qua. È veramente, ragazzi, la morte, perché non si può fare. cioè. Uno diventa veramente sordo. Quindi, ora io piano piano cercherò di eliminare, diciamo, gli ostacoli. E ce l'abbiamo fatta. O sta accompagnando prima il Signore? Io avevo chiesto questo tavolo qua. Avevo chiesto questo quindi ordina per il tavolo. Cercate di visto che ti ha fatto già accomodare. Scusate, vai qui, Linette, segui tuo marito, vai. Quindi, ragazzi, sì, ve lo mostro dall'alto perché secondo me facciamo prima qui, appunto si entra e subito qui sulla destra c'è questa saletta dove volendo si, si può mettere seduti e mangiare qualcosa e perché no anche farsi una partita. E questo è un tavolo per giocare? Sì, esatto, qui c'è un tavolo per giocare, ragazzi. Molto particolare questa struttura, eh, deve proprio piacere secondo me, io invece, non so, me ne sono innamorata, quindi mi piace tantissimo, qui il tavoli all'esterno, dove c'è musica, ragazzi, anche qua musica, guardate che spettacolo, proprio stile fabbrica abbandonata, ragazzi, ecco, qui una stanzetta un po' più appartata, isolata, dove sempre si può, ci si può sedere e ordinare, io ho deciso di metterci qui, ragazzi, perché volevo una cosa un po' più appartata per loro, e poi magari più tardi chissà, andare a ballare un pochino se arriverà mai un DJ o cose del genere, qui ragazzi tutto arredamento, stile appunto no, mm, sì insomma, eh, non mi viene ragazzi non mi viene la parola, mi viene discarica, ma non è una discarica, eh, stile ecco appunto fabbrica, ecco abbandonata, non mi veniva fabbrica, e qui ragazzi il bar, guardate che carino, fatto in modo molto particolare, qui abbiamo il nostro BJ, caro BJ, come va tutto bene, poi, da questa parte invece, ragazzi, abbiamo i bagni. Quindi, vedete, sono fatti così, molto semplicemente. Semplici, semplici. E anche qui sul retro, di nuovo, tavoli, insomma, cose tranquillissime. Potevo anche chiedere questo tavolo qua. Però, ragazzi, volevo una cosa un po' più appartata. Si sale al piano di sopra, ragazzi miei. E qui troviamo. Ancora movida quindi sempre per poter ballare, divano per potersi accomodare. Qui altri tavoli, vedete, servono pure al piano di sopra. Qui c'è la cucina, effettivamente. Altri tavoli anche qui, ragazzi. Insomma, devo dire che è un lotto che mi incuriosisce molto. È particolare. Spero di riuscire comunque a gestirmelo bene. Poi, ragazzi, qui altra, altri tavoli con altra musica. E qui, ragazzi. Di nuovo per poter giocare Quindi diciamo una via di mezzo tra lo stile che piace all'inette E quello che non ci azzecca niente con, cui, con Harvey no E quello diciamo dai a cui Harvey si è adattato Diciamo così in questi anni E quindi lui guarda un po' dove ti ho portato Hai visto tesoro questo locale Non è meraviglioso Vogliamo ordinare lei sì, si sì, tu inizia a ordinare Ok anche perché, perché facciamo notte Altrimenti quindi vediamo un po' Dai qualcosa di alcolico Secondo me ragazzi ci sta Secondo me ci sta, perché immagino che lei non abbia potuto per tutta la gravidanza bere niente, non che lei beva chissà cosa. Però immagino appunto che magari sapete, no? Una botta di vita ogni tanto. Quindi facciamo che lui prenda un buio e tempestoso, come l'animo di Linette, ragazzi, e lei polca e arancia. Non sbronzatevi perché direi che non è proprio il caso, datevi una calmata prima di subito. Poi qui abbiamo gli antipasti, vedete le portate principali, ma tutta roba molto particolare, e i dessert. Vediamo un attimo... Ah, è un voltino di bambù ancestrale glassato. Magari lei lo prende, dai. Lei ce la vedo prendere questa cosa qua. Mentre lui potrebbe prendere taco spaziale con un tuorlo d'uovo per lato. Dai, una cosa, ripeto, particolare. Quindi forza, accomodatevi. Seduti, tutte e due. Seduti. Ah, sta arrivando la signorina. Vi piace il tavolo? Va tutto bene? Sì, però mettiti le scarpe, tesoro. Insomma, vorrebbe dirti Arvey perché è vero il look un po' particolare. Ma gli altri le hanno le scarpe? Vabbè. Che c'è? Che c'è ancora? Fatti accomodare. Eh, ma se ci fa sedere, ci fa un piacere. Va bene. Quindi, questo tavolo, immagino stai dicendo: Ma certo, è perfetto. Va bene, ok. Quindi, sedetevi qui, tesoro. Siediti. E lei si guarda intorno come per dire Wow, è veramente spettacolare! Guardate poi che figata lo specchio, ragazzi! Dovevo assolutamente avere questo tavolo. E lui in subito inizierà. Chi c'è adesso che rompe le pere? Ah, lei, ok, perfetto. Eh, inizierà subito, ragazzi, a fare qualcosa di romantico. Perché immagino, eh, insomma, deve cercare un attimino di come dire ottenere un po' di punticini verso sua moglie, visto ciò che ha combinato di recente. Allora, dunque, 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 il nostro, secondo me, inizierà con un complimentati per l'aspetto. Tasto un po' dolente in questo momento, secondo me, ragazzi per Linette, perché Linette ha preso dei chili e lei non si vede particolarmente bella. Volete ordinare? Siete pronti per ordinare? Tesoro, presta le tue scarpe alla signorina. E lui, ma certo, guardi, vorremmo ordinare questi piatti. Abbiamo già deciso e lei ah, bene, sì, sono veramente i migliori. Quello consigliato dallo chef è spettacolare, poi. E lei è bello, ho scelto per questo. Tesoro, sei bellissima con questo vestito. Va bene, che sei bellissima con qualunque vestito, dice lui. E lei, Harvey, per favore, io non mi sento affatto bella invece. Sento che il mi, i miei chili in più hanno proprio messo la parola fine. La tomba, la mia sensualità! Ma no, tesoro, sei bellissima. E anche insomma, qualche chiletto in più non guasta su. E, e lui dirà: Ma tesoro, ma tesoro, ma cosa dici? Fai delle conversazioni profonde in cui lui, ragazzi, andrà a sciorinare tutto l'amore che nutre nei confronti di questa donna. Quindi vai, conversazioni profonde ne devi fare due. Quindi ci sta. Vedete che l'amicizia, ragazzi, è tornata un po'. A palla, diciamo, no? È tornata a palla, ma la relazione amorosa, strano, no? Come dicevo l'altra volta, evidentemente un po' per l'insicurezza di Linette adesso, dopo il parto, insomma la gravidanza, un po' ragazzi, secondo me, per quello che è accaduto, vedi? Siamo delle persone di mondo, Linette, e ci amiamo, e sono sicuro che non importa quello che accadrà, noi saremo sempre uniti, capisci? La tomba del nostro amore non arriverà mai. Non ci sarà mai la tomba del nostro amore Lei, Harvey Io, insomma, me lo auguro Perché dopo quello che è accaduto Insomma, non saprei Va bene, ok Le ragazze sappiamo che tende ad essere sempre un po' Negativa Quindi bacio appassionato Visto che ti sei alzato Dai Dove stai andando? Devi andare in bagno Certo, questo posto è bello Ma c'è una musica a dir poco assordante Per questo io ho prenotato questa saletta Che secondo me tutta la sala non l'hai prenotata Hai prenotato il tavolo Però va bene Linette. E lei... Oh, cosa? <ride> non date la faccia. Guardate l'espressione, ragazzi. Mi fa morire. Credi a me, Linette. Noi ci ameremo per sempre. Ok. Yuhuu. E lei si abbandona a questo bacio, ragazzi. Perché poi... Nonostante il pessimismo, nonostante le liti, nonostante i problemi, nonostante la favola da quella, oddio, è il caso di arrivare adesso con Tesoro? Nessuno ci ha mai servito così in fretta. Forse sarà l'orario, ragazzi, chi può dirlo? No, perché se questo posto funziona, torneremo più spesso qui. Ehm, però magari non è per noi, ragazzi, vediamo un attimo: ma non è per noi. Sì, è per noi. Ok, scusate il disturbo, immagino verrà verrai qui tutta imbarazzata. No, oh, no, si figuri, ci scusi. So, siamo ancora come due petti rossi innamorati. Va bene, va bene. Siamo amichevole con Linette. Quindi, caro, siediti. Fammi questo grande piacere perché non vorrei mai che vi fregassero il cibo. Perché qui può accadere. Cioè, non qui in questo locale. Qui in generale con The Sims. Normale, ok, normale. Poi vediamo qua. Anche questo normale e normale. Devo dire che, visto lo chef, ragazzi... Insomma, onestamente... Mangia, dai, il uh, piatto sperimentale qua, non mi aspettavo comunque un qualcosa di così raffinato, ma è questo il bello ragazzi, l'abito non fa il monaco, ricordatevelo. Quindi caro, mangia ed esamina cibo sperimentale, bevi. Eh sì, basta flirtare voi due però. E lei certo che questi piatti sono davvero particolari, eh? Lui ho fatto una foto per immortalare, come dire, i nostri piatti. E l'aiuto uh, sì sì, hai fatto bene, non ci ho pensato io a fare le foto. E lui chiederà della sua giornata, spero mentre inizierà a mangiare perché guarda lei, sono veramente, senti che profumo. Va bene, ok. Poi iniziamo a scambiare impressioni sul cibo perché direi che è il caso. Perché mangiano lui domanderà allora tesoro. Oddio, fermi tutti, l'avevo superato. Ti... assapora sapore e sapori. Tipo, sciogli lingua, ragazzi, vai. Poi facciamo... Mm. Facciamo, facciamo, facciamo. Ma che vuol dire deplora l'assenza di un metro di paragone? Vabbè, vediamo un attimo ragazzi che cosa intende dire il nostro Harvey e poi vorrei fare l'ultima interazione perché qui è meglio farle tutte subito. Oppure una la facciamo fare, va bene? Gustati la natura deliziosa della cucina, va bene? Non avevo mai visto queste interazioni, allora tesoro, ora ne possiamo parlare apertamente, sei ancora agitata all'idea che ci siano i ragazzi a occuparsi della nostra piccolina? E lei, beh, il pensiero un po' ce l'ho, <ride> ti dico la verità, il pensiero ce l'ho, lui ma tesoro, senti, pensa piuttosto a sentire i sapori, va bene, basta però, mangiate, oh, santo cielo, poi chiacchierate, però dovete anche mangiare, eh Ragazzi, eh, qua è dura, eh. Dai, commenti sapori audaci, peccato perché gli altri non li avevo visti come interazioni. Quindi immagino, ragazzi, non è che cambiasse molto, però... Oh, uh -huh. Allora non è audace che si senta la carne? Anche quando magari la carne non c'è? Oh, no. E l'hai dà il mio non c'è? Credo, effetti eh, tesoro, non lo so, un po' un mistero quel piatto, non saprei nemmeno io. Ok, vuoi scambiare l'ultima impressione sul cibo, caro? Il mio è a dir poco perfetto. Insomma, appena è arrivato sembrava un po' l'odore di una scarpa vecchia, però devo dire che mh, può andar bene. Può andar bene, mi ha veramente stupito, va bene, ok. Puoi dire? Oh, valuta metodi per rapire lo chef. Ok, va bene. Eh, forse dovresti dire allo chef se l'odore tesaro è un po' un problema, ma lui ma no, anzi, ti dirò di più. Vorrei averlo a casa nostra tutti i giorni. Eh, che ne dici? Eh, magari se rapissimo la sua scorta di erbe, ma sono delle erbe, Arvey, non puoi rapirle. E lei caro, ma cosa stai dicendo? <ride> Deve essere l'alcol che ti dà la testa? Vediamo un po'. No, fortunatamente non siete ancora sbronzi E lei. Ah, spero che questa serata si concluderà come penso io. Si concluderà come pensi tu tesoro. Ti faccio questo spoiler. Si concluderà esattamente così. Quindi scatta una foto del cibo sperimentale. Lui <ride> l'avete bevuto senza aver mangiato. E questo è il pericolo, eh, ragazzi. Dovete mangiare anche. Oh, perfetto. Perfetto. Poi che c'è qui? Stringi l'inetto. Bene, questo lo faremo dopo, però potete finire di mangiare. No, l'inetto tesoro, però... Dai, mangia. È bello che tu voglia parlare con tuo marito, ma devi anche mangiare. Guarda che questa viene e ti porta via il piatto, ma dici che sarà costoso il conto alla fine. Perché ragazzi, abbiamo 1168 simoloni, fate voi. E lui, ma che se ne importa tesoro? Insomma... Non dobbiamo più preoccuparci dei problemi economici. Beh, insomma, con 1168 Simoleon e 5 figli, caro, io mi preoccuperei invece. Vabbè, ancora non inizi, non stai guadagnando chissà quanto lui. Beh, è vero, per il momento ancora non sto guadagnando tantissimo, ma ti assicuro tesoro che quando arriverò alla vetta. Che cavolo è successo, Linette! Il Cimba era normale, non può essere cattivo. No, è normale, Rinetto, Che ti stai inventando? Forse non ti piace? Sì, ragazzi, deduco che non le piaccia il cibo. Va bene. Lui, tesoro, ma cosa fai? E lei, addio, il sapore è strano. Quei gorgogli di stomaco non promettono niente di buono. Guarda, fai una cosa, smetti perché... E Lui, tesoro, però va bene che siamo in un posto, come dire, un po' underground. Ma non sputarmi sul pavimento. E eh, qui è il lato snob di Harvey. Ragazzi, oddio, in effetti non ha tutti i torti, eh, tesoro, voglio dire... Ecco la lei è stordita. Lui invece? Vedete, lui regge l'alcol. E lei, ragazzi, che ha dei problemi. E lei dice: Oddio, scusami, tesoro. Ma veramente questo odore. Credo venga dal mio piatto, è a dir poco insopportabile. Insomma, sembra di mangiare spazzatura. In effetti, ora che assaggio bene, neanche il mio. Va bene, ok, ragazzi, abbiamo capito. Basta, non vi sforzate troppo. State messi bene. Basta, Harvey. Oh, ma. <ride> Lynette. Oddio, sono così arrabbiata perché di solito non mi comporto così Allora, sbronzatelo, dico io, ok, va bene Va bene, smettetela Ma il bello è che non avete, insomma, sapori ispiratori Discutendo della struttura dei sapori di un piatto recente Nasce una serie di idee e pensieri per affinare le ricette di Harvey Eh, ho capito, ma appuntamento eccitante Va bene, il cibo, pur essendo normale, ragazzi Non soddisfa il palato dei nostri protagonisti Bastarvi però, falla finita perché veramente poi ti senti male Eh Basta Quindi fai un complimento a Linette per il suo corpo in forma Perché immagino che lui le dirà Tesoro hai ragione, è meglio non continuare a nutrirsi di questo pasto Lei... Beh, non sono l'unica che ha sputato Sì lo so, forse avremmo dovuto prendere un dolce, chi può dirlo Già, forse. Sì, lei già sbronza Comunque tesoro, credimi, sei meravigliosa Devi proprio... Avere fiducia quando te lo dico. Fai un complimento a Linette per il suo corpo in forma. ok? Ah. E lei? Perché è l'amore che ti fa parlare? Caro, ma anche con qualche chilo in più saresti comunque meravigliosa. Va bene, ok. Quindi vieni qui, caro mio, direi che ti sei fatto perdonare in modo esemplare. Non prendiamo un ciuffo perché direi che non è il caso. Disegna sulla tovaglietta, ok. Termina il pasto e paga il conto. Ah. Tutto sto casino e poi non vi è neanche piaciuto quello che avete mangiato. Va bene, ma il rischio c'è sempre. Quindi direi di a questo punto, ragazzi, stringerla. Stringi la tua dolce muliera, caro. E lei la serata è comunque deliziosa, tesoro. Non roviniamocela. Te lo dico io che okay, va bene, il filtro c'era. Ok, ragazzi, mi ricordo sempre dopo del filtro, ma vabbè. Quindi basta così, forza. Paga il conto. Devo dire che mi sento allegra tesoro, quello è l'alcol Ma anche piuttosto furibonda Ma anche molto flirtante tesoro va bene ok eh, Direi che non reggi proprio per niente gli alcolici E lui verrà qui da tesoro Vuoi tornare a casa? Magari la abbraccia Perché tipo pa per paura ragazzi che vedendola un pochino alticcia Possa come dire cadere a terra Ma li avete finiti? i piatti alla fine Ok vabbè Sputando di qua e Sputando di là E lui tesoro Vuoi tornare a casa per caso? A casa per caso, che bello. E lei, beh, mi sento un po' stanchina, tesoro, ma. Dai, insomma, puoi ancora resistere. Fai fichi fichi, ammira le stelle. Va bene, quello lo facciamo più tardi, net Tu stai bene così. Eh, vediamo se Arby può criticare qualcosa. Intanto, ragazzi. Oh dai facciamo osserva insieme Certo però hai visto questo posto è particolarmente artistico Non credi tesoro E lei beh sì in effetti sì È molto particolare Non serve nemmeno l'auto per venire qui Possiamo venire a piedi Quindi fantastico no? No veramente no Perché visto la reazione che avete avuto Direi che non è stato fantastico ragazzi sto posto Cioè o meglio non è stato fantastico il cibo Non il posto Quindi puoi criticare qualcosa Dai Devo dire che nelle nostre vite Lynette, sta tornando a splendere il sole Quindi mi sento sereno E lei? Oh, anch'io tesoro E comunque, dai, ammetterai che ti ho portato in un posto molto particolare Non hai notato la struttura circostante? Sì, ma notiamola però Se dobbiamo farlo proprio Eh, per esempio, vedi? Guardati intorno Sì, lei non si sta proprio guardando intorno Tesoro, ti ha fatto proprio male sto, sto cibo Eh, non credi? Ma non stai bene allora, Linette? Scusate, fatemi vedere ragazzi, perché. A parte l'alcol, sbronza arrabbiata. Linette <ride> sembra sia ubriaca. Ok, perfetto, è una sbronza arrabbiata, ragazzi, ci mancava perché non abbiamo avuto abbastanza problemi finora. Quindi vai, baciala. Certo, dopo che ha fatto quello che ha fatto, magari non è il caso, però, Harvey, tu. In un matrimonio si può soprassedere anche a questo. Ok, quindi chiede a Linette della sua giornata. No, l'abbiamo già fatto. Devi baciare appassionatamente il Sim. Ok, quindi fai di nuovo. Se possiamo farlo, ovviamente, ragazzi. Possiamo fare un bacio appassionato? No, al momento non possiamo farlo. Il bacio appassionato, però. Possiamo fare il bacio soave? Vabbè, tanto l'appuntamento è già da 10. Bacia Lynette, ok. Lui ragazzi sta proprio sfoderando tutta la sua classe, lei è un po' meno in questo giorno però. Amore mio, ricordatelo, io e te siamo una cosa sola. Vero? Il mio piccolo biscottino. E lei... Oh, guardami. Certo, lo saremo. Lo siamo e lo saremo. Spero. Ok, che giustamente la botta finale di pessimismo ragazzi fa parte di Lynette. Fatemi fare una foto con lei che lo guarda con questi occhi pieni da move. Allora dunque, possiamo ora dedicarci... Oddio, sono le quattro, eh, quindi non è che proprio... Vabbè, piove anche tra l'altro. Oh, dai, riesci a baciarla appassionatamente così concludiamo l'episodio abbiamo fatto... Cioè, l'episodio, l'appuntamento qua abbiamo fatto proprio tutto, tutto, tutto. Fai questo bacio appassionato, dai. Dopodiché, io volevo mandarli... A bere qualcosa? No, ragazzi, perché li vedo già abbastanza sbronzi. Però qui a, magari a ballare un pochino, perché no? E dai, e dai, un balletto e poi concludiamo l'episodio. Perché volevo veramente dedicarlo soltanto a loro due. Ok, soltanto a questa serata, insomma, no? L'abbiamo fatto, il bacio appassionato, caro. Forse non te ne sei accorto, ma noi l'abbiamo fatto. Quindi chi se ne frega ora, venite qua. Perfetto, ok. L'appuntamento è finito perfettamente. Quindi facciamo ballo di gruppo. Balla l'hip hop. State scherzando, spero, veramente? Fatemi vedere. Vieni qui, Harvey. Stai aspettando tua moglie? Che sta facendo, Linette? Bene, ok, perfetto. Chiacchiera, ma quale chiacchiera? Dovevi ballare l'hip hop, Linette? Santo cielo. So che non ce la fa senza di te tuo marito, forza! Scatenatevi ragazzi, scatenatevi, fatemi vedere. Pronti, via! Tiè. Ma ragazzi, voglio dire... Ma scusate, ma io devo fare una foto e um, con tutta sta roba non ci riesco, quindi... Ma vabbè, non ha i bagni però, eh? Facciamola così ragazzi, bello e capito, facciamola per così e tiriamo su le pareti, dai! Facciamola così, in questo modo. Wow! Che classe ragazzi, che sguardi, che coordinazione! Perfetti! A dir poco, perfetti ragazzi miei. Guardate che classe! Che movenze, che stile! Sembra che dobbiate andare in bagno, ma vabbè, dettagli! Ole, ma proprio vai così! Ci scateniamo quando i figli non ci sono. Vai così alla grande. Olè. Vai, vedete questa movenza, ragazzi. Molto tra il sexy e l'audace. Proprio aggressive, fatemi vedere, vedete questa posizione, devo dire questo passo molto audace, veramente, ragazzi. Cioè, non li facevo così bravi e coordinati, eh. Vi dico proprio la verità. Wow, sono senza parole. Perfetto, via. Arve, vuoi criticare qualcosa? Questo non la possiamo. Yeah, ce l'ho fatta. Abbiamo fatto dei passi meravigliosi. Lei io credo che mi sta sentendo male, eh? Tesoro, volevo dirti che lo credo anch'io. Oh, critica il lavoro. Vai, critica qualcosa, così poi stai in pace con te stesso. Mentre lei invece ancora la sbronza arrabbiata, ragazzi. Quindi non so come potrà reagire. Basta, gliel'hai chiesto prima della giornata, Arve. Già ti sei dimenticato? Comunque, la struttura di questo posto è spettacolare. Cioè, insomma, trasformare una fabbrica. Fai una battaglia di ballo, ma contro chi? Mm, contro lui? Possiamo farla con Arve. La battaglia di ballo, ok. Trasformare una fabbrica in questo posto, devo dire, è spettacolare, no? Hanno avuto un'idea veramente, veramente brillante. Ok, questi due qua stanno mangiando, quindi diranno, ma perché questi non se ne vanno? Eh, vabbè, qui c'è la pista, che dobbiamo fare? Arve, caro, hai finito? Dai, finisci di criticare qualcosa che me la stai facendo innervosire. Forza. Oh, e dicevo, facciamo questa battaglia di ballo. Forza, con il nostro Harvey. Vai, tesoro, che delicatezza. Veramente, stai dando il meglio di te in questo episodio. E lei, allora, vogliamo scatenarci fino alla fine. E lui, ma certo, prima di crollare a terra perché sono le sei. Tra poco i ragazzi dovranno. Come dire andare... Ci sarà il festival del raccolto tra l'altro Quindi lo vedremo nel prossimo episodio ragazzi Però... Allora tu devi fare quello che faccio io Se non anche qualcosa di diverso Ma che sia migliore E secondo me ne riuscirai a farlo Guarda che mosse Eh? Okay. Ecco <ride> Lynette, Non credo che tu abbia come dire Fatto delle mosse amore mio Molto appropriate Ragazzi santo cielo Datevi la calmata un po' di controllo, signori, un po' di controllo Veramente Bene, guardami qui, allora Guardami qui, e lui Oh, ma quando hai imparato a fare queste cose, eh, da ragazza? Prima che ci conoscessimo ero un animo Come dire, a dir poco Secondo me per ragazzi fa tutto sto casino perché sbronza In realtà non ha imparato niente da ragazza Andavo in un campeggio estivo In cui mi hanno insegnato a fare di tutto e di più Bene, ora tocca a me Vai. Per ora Harvey non si sta incriccando, ragazzi. Quindi devo dire che sembra più sciolto di Lynette Olè, olè, ma chi non vorrebbe un Harvey così, ragazzi? E lei, wow, tesoro! Eh sì, eh sì. Insomma, guardami, eh? Non sono sexy, amore mio? Eh, ma certo, Harvey, tantissimo. Mi è venuta un'idea, dovremmo tornare subito a casa. Perché prima che si sveglino i ragazzi, vorrei fare fichi fichi. Ok, va bene. Ma piuttosto una curiosità: qui c'è un posto dove uno può fare fichi fichi volendo. È proprio una curiosità mia, ragazzi. Eh, vediamo un secondo. No, però secondo me lei farà a questo punto. Sbronza come poche. E tenta di sedurre. Nel senso che gli farà capire che vuole tornare a casa appunto per fare fichi fichi. E lui allora come sono andato? Direi meglio di te tesoro e lei. Sì, mi hai catturato con la tua sensualità. Quindi, che ne diresti se questo carpicino fosse tutto per te? E se tu ti togliessi... Vabbè, abbiamo capito. A casa? E lui, ma perché no? Tipo così, ok, va bene, andate via da qua. Via, tornatevene a casa vostra, perché questa sta più di là che di qua. Direi che un volo dell'amore ci attende. E lei, beh, andiamo. Ok, perfetto. E quindi ragazzi, con i nostri che tornano a casa dopo aver trascorso una serata a dir poco particolare, mh, veramente, direi che noi possiamo fermarci qua per questo episodio. Mi sono divertita tantissimo a giocare con loro e tornare a casa pure perché tra poco i figli, insomma, secondo me saranno già svegli, conoscendo... Ecco, che hai fatto, ma perché non andate in bagno? Perché non vi prendete cura di voi quando i vostri. vabbè, vi stavate anche prendendo cura di voi, pensate un po' come state messi. Ehm, dicevo, un posto particolare, ecco, vedete per come è andata in generale un po' la serata, quindi è stata un po' così, ragazzi, però devo dire che. Uh, non è andata poi così male ragazzi, non è andata poi così male. Quindi, se l'episodio vi è piaciuto ragazzi, ovviamente io vi invito a iscrivervi al canale, mettere mi piace e lasciare un commento. Vi ricordo che all'interno della descrizione di tutti i miei video potete trovare tutti i vari modi per contattarmi, la programmazione del canale, le mie playlist, i link al canale dei miei amici youtuber. Io, ragazzi, vi invito ad andare in tutti i loro canali, iscrivervi, attivare le campanelline, mettere mi piace a tutti i loro video, ma soprattutto commentare. Ragazzi, mi raccomando, sostenete i vostri youtubers preferiti, non dimenticatelo mai. E quindi che dire? Io vi auguro una buona giornata, una buona serata nel momento in cui guarderete questo episodio, vi rimando come sempre al prossimo. Ormai lo sapete bene: Sul Sul Simmers!